Spazio di approfondimento su TRM H24, benvenuti. Quest'oggi il nostro spazio è dedicato al mondo della sanità e in particolare alla maternità, perché al San Carlo di Potenza è partito il progetto Vicini dalla Nascita, pensato appunto per le esigenze delle mamme, per accompagnarli durante la meravigliosa avventura del parto, ma anche nel periodo post-natale. Noi abbiamo invitato nei nostri studi di TRM a parlarci dell'iniziativa e di tutti i servizi che verranno messi a disposizione il dottor Sergio Schettini, che è direttore del Dipartimento della Donna e del Bambino, unità operativa di ostetricia e ginecologia presso l'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza. Benvenuto, dottore. Grazie, innanzitutto un saluto alle telespettatrici e telespettatori, grazie per il cortese invito. Sì, E un saluto a tutte le mamme che ci e a vedranno, tutte perché le immagino mamme, saranno certo. contentissime di questo percorso che è appena partito. Senz'altro sì, abbiamo confezionato un pacco regalo, facciamo diciamo così. Ma poi il discorso è un po' più ampio. Ora parliamo delle mamme, poi parliamo anche del neonato, del bambino, Certo. perché è un continuum per tutti c'è un piccolo pensierino. Certo. L'azienda ospedaliera San Carlo ha inteso con questo progetto che abbiamo chiamato Vicini dalla nascita con il sorriso, poter offrire una serie di iniziative, di servizi attraverso tre tronconi. Sì. Un troncone destinato alle strutture logistiche, cioè al miglioramento dell'esistente sotto il profilo dei nuovi reparti, di nuovi spazi. Un profilo tipicamente medico-assistenziale, cioè l'istituzione di nuovi servizi o il miglioramento dei servizi preesistenti. E un aspetto che forse è il più importante, legato alla umanizzazione e alla comunicazione di questi sforzi congiunti che l'intera azienda ospedaliera ha fatto. Noi siamo un grande dipartimento di circa 200 persone, che ha senso proprio perché lavora per un obiettivo. L'obiettivo è cercare di dare un servizio sempre migliore, con tutte le difficoltà, anche quelle umane, perché no, che spesso capita nel nostro lavoro. Senta, dottore, le mamme si sentiranno coccolate e si sentiranno protette nei 9 mesi, ma anche nel periodo successivo, grazie ai tanti servizi che mettete a disposizione, grazie al potenziamento della vostra offerta. Vogliamo, spiegare nel dettaglio quali saranno le iniziative e i servizi che verranno erogati? Certo, innanzitutto io spero che le nostre coccole siano sufficienti, ma è quello che desideriamo fare. E partiamo un pochettino dalle piccole cose, poi entriamo nel clou Certo. delle iniziative. Le piccole cose che poi per le nostre donne possono diventare grandi cose sono la facilitazione all'accesso ai servizi. Le faccio un esempio. Abbiamo individuato i parcheggi rosa, cioè che cosa significano? Degli spazi dedicati alla donna incinta che nel bailam del traffico anche dei parking dell'ospedale potrebbe avere enormi difficoltà. Chiaramente non c'è una normativa che obbliga o vincola queste scelte, c'è il senso civico che noi tutti dovremmo, è una coccola che forse tutti dovremmo dare alle nostre donne. Ma a fianco ai parcheggi rosa abbiamo pensato che la donna in attesa è già in attesa e quindi non deve più attendere per fare lunghe file in piedi con ciò che comporta per una donna gravida che da un punto di vista anche somatico ha delle enormi limitazioni funzionali. Certo. Quindi abbiamo inventato una elimina coda rosa, una corsia preferenziale affinché le procedure burocratiche potessero essere snellite. A tal punto che abbiamo istituito quello che in gergo tecnico viene chiamato day service, che è un pacchetto di prestazioni. La donna non va più dal medico di medicina generale, ma può accedere direttamente da noi senza la famosa ricetta rossa. Siamo noi che una volta che abbiamo visitato la donna facciamo questa
ricetta rossa, questo atto amministrativo, e in quel momento decidiamo se la donna può accedere o deve accedere a una serie di servizi che possono essere esami, ecografia o altro, e anche lì in quell'occasione la ricetta rossa la facciamo noi in loco. Beh, cambierà radicalmente il modo di approcciarsi anche alle visite da parte di una gestante. Direi di sì, perché immaginiamo che vi sia una corsia preferenziale che la porta direttamente a questo tavolo, e la donna in questo tavolo ha tutto. Tutto ciò di cui ha bisogno, dalla banale ricetta all'esame del sangue, all'ecografia, alla visita con l'anestesista per il controllo del dolore da parto, alla visita con il medico per la donazione del sangue cordonale per le cellule staminali, certo. Ne possiamo parlare, ma cioè, il pacchetto di prestazioni, chiamiamolo così, che è appunto lo spirito del de service, viene erogato in loco. In questo modo abbiamo immaginato che il cerchio, anche di affetto e non solo di amministrazione, si chiude in questo modo. Senta, diamo però delle coordinate per trovare, per facilitare a chi ci ascolti tutte le informazioni e tutto questo pacchetto che lei ci sta descrivendo, perché sarà attivata un'app per smartphone, ma sarà anche messo a punto un sito internet dedicato, sì. E anche un numero verde. Tutto ciò è già attivo. Allo stato attuale solo per gli smartphone basati sul sistema Apple, quindi iPhone e iPad, è sì. Già scaricabile dal sito di App Store un'app denominata Dalla Nascita. Sì. Su questa app ci sono tutte le informazioni di servizio prima del parto, durante il parto, nel postpartum. È stato attivato un sito web che è in via di implementazione in questi giorni, che è appunto www.vicinodallanascita.it, che è all'interno del sito dell'ospedale San Carlo, e dove ci saranno appunto tutte le prestazioni, compresa quella che noi chiamiamo l'agenda della gravidanza. Una sorta di vademecum che la donna, in maniera scritta, in maniera, come dire, semplificata, sì. E in maniera che la donna possa avere il suo piccolo manuale della gravidanza e dei servizi che poi possiamo offrire. Sullo stesso sito, infatti, ci sono. Sì. Ecco, lei si vede che lei ha sul suo desk delle brochure. Ci sono una serie di informazioni sotto forma grafica di piccole pamphlet, piccole brochure che possono dare le notizie maggiormente più importanti, e sono anch'esse scaricabili dal sito dell'ospedale San Carlo. E infatti noi abbiamo navigato nel frattempo nel sito dell'ospedale San Carlo, abbiamo detto che c'è anche un numero verde che è l'800-994-600, ma questo sarà attivo a partire dalla fine del mese. Esattamente, sarà attivo a partire dalla fine del mese, e questo numero verde che diventa un pochettino la vera interfaccia con, usiamo un brutto termine, con l'utente, io direi con le nostre sì. Donne, che mi piace di più, è il vero numero verde che è il primo baluardo dell'informazione. E gli operatori del numero verde, opportunamente addestrati, danno le prime informazioni o successivamente trasferiscono pezzi di informazioni direttamente o sulla di posta elettronica vicini dalla nascita @ospedalesancarlo.it, e tutti gli operatori saranno all'utenza che chiederà notizie e informazioni in merito. Bene, abbiamo detto davvero tutto anche su come accedere a tutti i servizi che l'azienda ospedaliera San Carlo mette a disposizione. Io sul mio tavolo, come lei diceva, ho numerose brochure, e la numerosità di queste brochure ci fa pensare che avete pensato davvero a tutto, perché già nell'evento introduttivo e di presentazione di Vicini dalla Nascita c'erano però altri stand dedicati. La diagnosi prenatale, la donazione del sangue dal cordone ombelicale, ma anche un progetto di accompagnamento e di educazione alla nascita, intendo il corso preparto. Quale di questi, tutti questi aspetti completano un po' il ventaglio di opportunità, perché le definirei proprio così, che alle mamme vengono date in questa importante esperienza di vita?
Condivido le opportunità, soprattutto le mamme, le donne prima, le donne in attesa e le mamme dei bimbi dopo, hanno la possibilità di avere un percorso che noi abbiamo immaginato nei nostri stand da una fase prenatale. Noi abbiamo un centro all'avanguardia sulla fecondazione, sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quindi ci occupiamo già dell'embrione. E dopo l'embrione ci occupiamo delle prime fasi di gravidanza e poi ci occupiamo della gravidanza con la diagnosi prenatale. Abbiamo istituito il centro regionale di riferimento della diagnosi prenatale in partnership con l'azienda di Matera, con l'azienda sanitaria di Matera, quindi col laboratorio di citogenetica e biomolecolare di Matera e l'ospedale San Carlo. Anche questo è un esempio di cooperazione sinergica tra le risorse che abbiamo in questa regione, che quando ci sono devono mettersi non in rete, ma in sintonia, in sinergia. Dottor Schettini, il progetto inoltre è anche lo sviluppo dell'adesione del San Carlo al progetto dell'UNICEF per un ospedale a misura di bambino. Sì, certo. Le dico una cosa, quando poi c'è una entusiastica volontà di portare avanti dei progetti, non più tardi del 3 dicembre di quest'anno abbiamo fatto un convegno sull'allattamento invitando il rappresentante nazionale dell'UNICEF. Questo progetto dell'ospedale Amico del Bambino che promuove la cultura dell'allattamento al seno era in cantiere credo da oltre 15 anni, ma non aveva visto una buona nascita, diciamo, il progetto. Oggi è deliberato e da oggi inizia un percorso molto lungo che dura 2 anni per l'accreditamento di tutti gli operatori di un sistema, non del bambino e che deve avere il suo bene più prezioso che il latte della mamma. Senta, in gravidanza, in reparto, post-parto, davvero un team, una squadra che sarà la famiglia della donna e del bambino in una determinata fase della vita, volete entrare nel cuore delle pazienti? Le avrei voluto rubare questa espressione, è assolutamente così. Nell'ambito delle affettuose coccole, abbiamo immaginato che una donna dopo 9 mesi di gravidanza, insomma, avesse pagato un prezzo, cioè un prezzo importante che la donna paga sotto il profilo anche fisico. E quindi abbiamo immaginato un progetto definito Donna in Forma, con una cooperazione dell'Università della Basilicata come alimentaristi, che spiegheranno alle donne i rudimenti, l'ABC dell'alimentazione, il servizio di dietologia clinica del San Carlo con le nostre dietologhe, i riabilitatori, fisioterapisti e medici fisiatri che aiuteranno le donne alla riabilitazione del cosiddetto perineo, cioè il perineo è l'area dell'espulsione del feto che viene sottoposti a stretching, a traumi importanti. A volte dopo il parto ci sono piccoli problemi, ad esempio una incontinenza urinaria temporanea e transitoria. Ecco, i nostri riabilitatori insegneranno piccoli esercizi di riabilitazione. Insomma, morale della favola è prenderci cura. E fidelizzare quella donna alla nostra visione, perché siamo certi che poi tornerà per un'altra gravidanza, tornerà per la ginecologia dell'infanzia, tornerà per tutt'altro. Le auguriamo di non tornare per le patologie più serie, ma insomma Certamente. per gli eventi belli Dottor sì. Schettini, siamo in chiusura, aggiungiamo soltanto prenderci cura con il sorriso, come lei ha detto all'inizio. Infatti noi i sorrisi delle equipe mediche del San Carlo che si occuperanno di tutto questo percorso li abbiamo raccolti e ve li proporremo in un ulteriore spazio di approfondimento dedicato a vicini dalla nascita. Intanto io la ringrazio per essere stato nostro A lei. ospite, in bocca al lupo, grazie per questa opportunità e per questo ulteriore tassello per l'umanizzazione delle cure che l'azienda ospedaliera San Carlo vuole proporre, vuole offrire. Intanto vi ricordo il sito internet di riferimento è www.ospedalesancarlo.it, ci sarà una sezione dedicata, ma ancora una mail di riferimento è vicini dalla nascita @ospedalesancarlo.it, il numero verde che preciso sarà attivo soltanto dalla fine di marzo è 800 994 600, sperando di essere state utili alle future mamme, ma anche a tutte
tutte le famiglie lucane. Noi ci fermiamo in questo nostro spazio di approfondimento, restituiamo la linea alla regia e vi ringraziamo per l'attenzione.